ragazzi, qui XWill, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 Online. E come potete vedere ci troviamo in cima ad una paleolica. Alle nostre spalle possiamo intravedere i grattacieli della città di Los Santos. Davanti a noi, esattamente sotto di noi, c'è la nostra base operativa. E voi vi starete chiedendo: e perché siamo in cima ad una paleolica? Sinceramente non lo so nemmeno io, ci sono salito a caso, ok? Non è questo il punto. Però, regà, come avrete letto dal titolo, a quanto pare la Rockstar ha avviato una sorta di caccia al tesoro su GTA 5. Per l'esattezza GTA 5 online. Perché io oggi, quello lì è morto male, mi sa. Ok, perfetto. Appunto, stavo dicendo, oggi ho acceso GTA dopo un bel po' di tempo che non accendevo GTA. E mi è arrivata un'email che adesso l'ho letta, però eccola qui. Mi è arrivata questa email da parte di Vanderlind @eifint.com. Oggetto caccia al tesoro. Io la apro e mi viene scritto questo: usa la fotografia allegata all'email per individuare l'area in cui si trova il tesoro. E c'è questa foto e io questa zona la conosco. Questa zona è la zona del canyon, dove comunque sia c'è la cascata. Comunque sia, se non conoscete sta zona, no, è impossibile non conoscere questa zona, perché o avete GTA o non lo avete. Questa zona la riconoscerete sicuramente. Con diesel. No. E quindi, raga, ho pensato: ma perché non fare un video su sta sorta di minigioco di caccia al tesoro? E quindi sto facendo questo video. Non so se altri youtuber hanno già portato questo video dove vanno a cercare questo tesoro. Però vabbè, o l'hanno portato o non l'hanno portato, a me non interessa assolutissimamente nulla, perché io faccio quel che cavolo mi pare e oggi voglio cercare questo tesoro. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutamente i 100 likes. Volete altri video di questo tipo? Anche se non credo ci saranno altre caccia al tesoro su GTA 5, però va bene. Inoltre, raga, mi raccomando, controllate che l'ex è andato, cliccate lo librito finché non diventa blu. E inoltre condividete il video come da matti con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per nuovi video. Condividete questo video perché ultimamente YouTube sta ricominciando a fare schifo con le feed, quindi se condividete questo video mi fate solamente un grandissimo favore. E inoltre, raga, mi raccomando, iscrivetevi, il tastino per iscrivervi lo trovate qua sotto, cliccatelo e attivate anche la campanellina. Se lo fate siete dei grandi. Dunque, allora, da dove cominciare? Io direi innanzitutto di prendere il jetpack, perché il jetpack comunque sia è un ottimo mezzo per esplorare un pochettino per benino tutte le aree di quella zona, perché comunque sia, visto che è un canyon, ci sono vari punti, quindi è un casino. Ok, ecco qua, è arrivato il nostro jetpack. Comunque sia, mentre adesso qui andiamo in giro con il nostro jetpack, quel tizio che cavolo ha fatto, vi voglio invitare tutti a seguirmi su Instagram, perché Instagram è il social network che utilizzo di più dopo YouTube. E inoltre andate a seguirmi perché Instagram a caso in questi giorni sta decidendo di togliere i follow a caso. Quindi qua sotto in descrizione trovate il link come al solito del profilo Instagram. Seguitemi lì perché ci tengo veramente tantissimo. Allora, dunque, qui siamo in volo. Devo dire che tra l'altro è veramente stupendo. Wow, io ancora non ci credo. Cioè, guardate qui, c'è il Monte Chiliad, che è l'emblema del jetpack, no? C'è il mistero del jetpack. C'è l'easter egg del jetpack, gira tutto attorno al Monte Chiliad. Adesso io ci passo davanti così, veramente, cioè è una cosa incredibile. Sembra quasi una trollata, non lo so, boh. Allora, no, quella lì. Ok, ti stai avvicinando all'area ritratta nella foto allegata delle mail per lustra per trovare il tesoro. Quindi ciò che mi vuole dire è che praticamente, anche se io vado esattamente nel punto raffigurato sulla foto, non trovo nulla. Fammi capire, allora, qui ci abbiamo il coso, no? Eccolo lì, dovrebbe essere il punto esatto in teoria. Se non è lì, può darsi che qui, perché c'è il cespuglio, non lo so. Allora, vediamo un attimo. Atterriamo un attimino qui, ma secondo me qui, ragazzi, l'abbiamo trovato già così di next. Alla grande, cioè, alla grande non per il video, che alla fine è durato veramente poco. Però, se l'abbiamo trovato così, allora, qui sento anche il suono, raga. È qua, per forza. Sentite? Le campanelline, regà. Dove stai, tesorino? Tesorino, poi, tesoro, dove stai? Ma di preciso lo trovo sottoterra oppure devo... Cioè, lo trovo qui così. Buh, vi dirò. Il suono sembra provenire dal basso, però la foto comunque sia è chiaramente stata fatta qui, no?
Perché? Mamma mia, oh, l'autovolante, mi sono preso male. Oh, raga, mi sono preso veramente male. Allora, scendiamo un attimino a piedi. Anche se in effetti converrebbe scendere con il jetpack. E lo farò perché sennò altrimenti col cavolo che risalgo. Ecco qua, raga, l'ho trovato a caso. Premi per esaminare l'indizio. Traduzione, prego. Il tesoro ha distrutto la nostra famiglia, non si trova qui, l'ho spostato, non lo troverete mai, bastardi. Perché comunque sia, ci sta. E allora se l'hai spostato, sì. Dov'è che l'hai messo? Mi ha mandato un'altra mail per caso, no, Simeon? No. Qui? No. E dove me l'ha messo il tesoro? Ah, ok, ecco, il tesoro è stato spostato. Mi ha dato un'altra area da ispezionare. Altre aree da ispezionare. Una, due, tre, quante... E dai però, ma è mai possibile, regà? Sta gente non lascia mai in pace. Comunque sì, allora, i punti da esaminare sono ben tre. Ne abbiamo uno qui che è a Gasped, no, Grasped. Poi un altro a Senti Shores. E poi l'altro mi sembra, ecco qua, l'altro si trova Gongva Hills. Quindi prendiamo il nostro jetpack e dirigiamoci presso i luoghi da esaminare, ispezionare. Sì, una roba del genere comunque sia. Allora andiamo in primis a quello di Senti Shores, perché comunque sia il più vicino. Poi andiamo a quello di Grasped. E poi andiamo là a Hills qualcosa comunque sia. Allora atterriamo. Comunque sì, a questo, questa caccia al tesoro è basata sul gioco Red Dead Redemption. Infatti questo tesoro dovrebbe darci delle cose speciali che potremo utilizzare su Red Dead Redemption 2. O almeno così ho sentito dire, perché regà, io ovviamente di sta cosa ne avevo sentito dire. Ecco qua. Eh sì, la pala fatta di sangue mi sa che è un bel... Eh sì. Regà, questo qui chiaro riferimento. Perfetto, non mi ha dato niente. Ah, ok, niente. Indizi scoperti 1 su 3, caccia al tesoro. Quindi adesso devo trovarli tutti, in poche parole. Ok, va benissimo, allora andiamo a Grasped. Comunque sia, sì, questa missione ci darà dei gadget che potremo utilizzare all'interno del gioco di Rockstar, che dovrebbe uscire questa primavera del 2018. E quindi niente, allora, qui adesso si atterra. Vediamo un po' dove cavolo possiamo andare. Sicuramente si troverà in cima ad una di queste torri qui, ne sono proprio sicuro. Non sento il suono, raga, proprio zero. Io sto un pochettino in silenzio per sentire se comunque sia sento il suono, ma niente, raga, qui c'è silenzio. Ma perché deve esplodere tutto? Ok, raga, sento qualcosa. Mi sembra di sentire qualcosa, forse dall'altra parte. Ok, sì, sento decisamente qualcosa. Il suono è aumentato a dismisura, forse qui da qualche parte. Ecco qua, nascosto per benino, perfetto. Esaminiamo qui. Oh, l'esamini? Ok, la scatolina di una revolver. Sì, con le munizioni mancanti. Comunque sia, sì, è una scatola di una revolver, ecco. Ok, indizi scoperti 2 su 3. Quindi adesso riprendiamo nuovamente il nostro jetpack e dirigiamoci presso l'ultimo punto da ispezionare. Ok, ci siamo quasi. Mamma mia, oh raga, veramente lontanissimo questo indizio. E se non mi sbaglio qui c'è una caverna, una grotta lì nascosta nella parete della montagna. Quindi sarà sicuramente all'interno di quella grotta. Infatti ecco lì che c'è la grotta. Quindi adesso entriamo dentro questa grotta. Ce la fai ad atterrare? Grazie, signor jetpack. No! No! No, 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 no! Fermo, fermo, fermo. Vabbè, si rimette in piedi da solo, però continua a pattinare. Oh, fermo. Comunque sì, sono completamente certo che l'indizio si trovi all'interno di questa grotta barra caverna barra buco nella montagna. E difatti, ecco, qui c'è un cadavere, regà. Il cadavere di... Fammi ispezionare un attimino. Ok, perfetto. Regà, vi dico che questa texture è completamente una texture importata da Red Dead Redemption della PS3. Perché guardate la scarsa qualità della texture. Cioè, guardate tipo le scarpe che hanno dettagli veramente... Anche l'intera texture, sì, comunque sia. Ok, c'è sto tizio. Perché sono respawnato qui? Non lo so. Caccia al tesoro, indizi scoperti 3 su 3 adesso. Ok, sulla minimappa sembra essere comparso un qualcosa. Forziere, perfetto. Quindi
Si vola con il nostro jetpack. Comunque sia, siamo qui sulla strada perché ovviamente mi hanno distrutto il jetpack. E niente, dirigiamoci presso questa location, che sarebbe il forziere definitivo, quindi quello dove dovrei trovare in teoria il tesoro. Quindi perfetto, allora inizia ad atterrare, deceleriamo e si trova qui il forziere. Ok, e non è che era, cioè non è un tanto un tesoro. Ho trovato due cavolo di cadaveri, regà. Sto coso di jetpack, se non si sta fermo, mannaggia a loro. Apriamo sto coso. Come si fa, regà? Oh, regà, non mi compare niente. L'indizio ostruito da un veicolo. E levalo! E scusami, se scende qui mi fai aprire? Oh, premi per aprire il forziere. Vediamo un po', ragazzi, cosa troveremo all'interno. Credo di sapere. Ecco qui, abbiamo trovato la revolver, che non è la revolver. Quest'arma come cavolo si chiama? Comunque sia, adesso possiede il revolver a doppia azione. Perfetto. E mamma mia, che casino, che casino che è un casino. Mi è arrivato il jetpack a do... Raga, io la lascio stare, non so cosa sta succedendo. Comunque sia, l'arma che abbiamo trovato all'interno di questo forziere è la revolver a doppia azione. Vediamola un attimino in prima persona, c'ha tutti i dettagli. Bellissima, regà, veramente molto ma molto dettagliata. Ok, perfetto, vedete qui. Bam, voglio provare un attimino ad uccidere qualcuno per vedere un attimino quanto danno fa sta pistola, regà. Vieni qua, bello, stai fermo. Potenza sovrumana, regà. Cioè, con un colpo l'ho ucciso, veramente. Vieni qua, bello. Mannaggia. L'ho ucciso? No, ok. Ok, regà, è arrivata la pula. Almeno la testiamo con la pula. Dai, vieni qua. Ma sciotta con un colpo, regà, veramente. Eh sì, sciotta con un colpo. È veramente OP sta pistola. Cioè, è anche così veloce. Cioè, non necessita di ricaricare. Mette segno, 50 colpi alla testa con il revolver a doppia azione per ottenere una ricompensa GTA dollari e sbloccare una variante esclusiva di quest'arma in Red Dead Redemption 2, ecco quello che vi dicevo. Quindi mettiamo a segno colpi alla testa. Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Oggi abbiamo fatto questa caccia al tesoro e abbiamo trovato il nostro tesoro, che conteneva qui la nostra revolver a doppia azione. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 100 like se volete altri video di questo tipo. Inoltre mi raccomando, controllate che l'ex è andato, cliccate sul librito finché non diventa blu. E inoltre condividete il video come avete fatto con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per nuovi video. Quindi se volete passare dalla pagina di Facebook per Instagram, iscrivetevi al canale per un video, questo video è tutto. Bella, raga!